dopo 2 giorni di lavori da parte di operai della ditta Mello, che è la ditta incaricata da TAP per l'espianto, la potatura e quant'altro, sono iniziati finalmente i lavori, finalmente perché li attendavamo da tempo, i lavori della TAP in prossimità del cantiere. Per garantire l'ordine pubblico, la polizia ci ha spintonati con la forza i manganelli e ha permesso ai mezzi di accedere ai territori nei quali dovevano essere fatte le trivellazioni. Stiamo andando per boschi per cercare di capire se le trivellazioni sono in corso. Possiamo essere pochi, ma siamo assolutamente determinati. Chiediamo solo alla gente di venirci a dare una mano, soprattutto quando finiamo in mezzo alle spine. Torniamo indietro e andiamo di là, perché sennò qui non si fa. Vedete questa pineta? A fianco c'è una zona protetta importantissima, c'è un depuratore fitosanitario. Siamo a 300 metri dal mare, la costa è protetta e loro proprio qui devono fare l'approdo del gasdotto. Ora cerchiamo di continuare il nostro lavoro di supervisione, di controllo, di tutela. Vogliamo solo che questa terra venga rispettata e poi che ci sia buon senso nello scegliere le opere. Un'altra Ce cosa la fai ancora? importante. Sì, ce la faccio, ho voglia, sono cresciuto nei boschi. E loro vogliono trivellare, solo trivellare la sabbia per poggiare un gasdotto. Sotto questa sabbia ci sono 2 falde acquifere. E quindi si troverà un tubo immerso che galleggia in una falda acquifera dove scorre acqua e sabbia, quindi un tubo sottoposto a sabbiatura naturale. Quanto può durare? Quanto può durare? Quindi incidenti, rischio incidenti a go-go. Che è sto rumore? Andiamo, 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 andiamo che non ci c'è più tempo da perdere. Ecco, la trivella all'opera. Abbiamo fatto resistenza stamattina per impedire tutto ciò. E adesso bucheranno, trivelleranno. Però ugualmente resta una vergogna che si proceda così. Si calpestano assolutamente tutti i diritti dei cittadini. Abbiamo avuto una bruttissima notizia, perché forse possono utilizzare un'autorizzazione chiesta molto tempo fa per ritrivellare un'altra volta in un punto. Abbiamo portato a casa il salvabile, cioè abbiamo fatto trivellare, forse è ancora da verificare, solo in un punto in cui erano autorizzati a farlo. Siamo tutti sempre determinati, però abbiamo un misto di rabbia, frustrazione. Questo, non nient'altro, rabbia e frustrazione. E basta, boh. Mo' ho fame.